Stammi a sentire. Non appena avremo trovato il befono, avremo la possibilità di fare quanti innesti vorremo. È un metodo valido e strettamente terapeutico. Sì, sì, quanto c'è scritto qui è vero. Ah, è un'operazione molto semplice ormai. È quasi come un appendicite. Viene, lo innesti, lo cuci ed esce. E tutto questo in breve tempo e con risultati eccezionali. Tu hai già usato questa fibra, non è vero? Già. Non sarebbe opportuno documentarsi meglio? Tu che ne pensi, Harry? L'hai sperimentata sugli animali? Avanti, prego, parla. Dai, racconta. Non ho niente da dire. Ah, è arrivato l'aereo. Ma avete sentito che razza di risposta ha dato? Capire Harry non è proprio facile. È stanco il nostro dottore. Si comporta così da quando è arrivato. Io vorrei sapere cosa cavolo ha. Te l'ho detto, è stanco. Se ha qualcosa sullo stomaco, perché non lo dice? Ora pianta la Se ha qualche richiesta da fare, piantala. Insomma, la faccia. Siamo qui ad ascoltarlo, no? Un caffè, per favore. Si potrebbe variare il programma. Come? Rivedendo il tutto. Ragazzi, con il befono andiamo sul sicuro. Non è detto, amico, non è detto. È vero, un nostro comune amico ne sa qualcosa. Se abbiamo questi dubbi ancora prima di partire, beh, ragazzi, che ci andiamo a fare? Discutere serve a conoscersi. Ogni idea può essere utilizzata. Ne sei sicuro? Certamente, amico. Ognuno di noi esporrà le proprie idee. Avanti, Harry, non devi giudicarlo uno stupido. E poi ha fatto molto per organizzare questa spedizione. Hai pensato all'offerta? Quale? Quella dell'ospedale. Su, avanti, Harry. Entra nella nostra equipa, almeno riuscirò a vedere la tua brutta faccia tutti i giorni e non solo due volte all'anno. E abbiamo già parlato di questa cosa. Dove sono adesso mi trovo bene, ho in mano l'intero reparto di neurologia. Sono soddisfatto. D'accordo. D'accordo. Se vuoi lavorare tanto e per niente, fallo pure. Ma almeno puntualizziamo alcune cose. A. Il Bella Vista è situato in un posto incantevole e ha la migliore attrezzatura. B. Tu sei un bravissimo chirurgo. C. Abbiamo bisogno di te. D. Una mattina di queste ti sveglierai e capirai di avere bisogno di noi. E allora che cosa ti rimarrà? Che ormai l'affare è sfumato. Quei bastardi di Kikwin se ne fregano. Dopo averti usato ti butteranno via per prendere un genio più giovane di te. Resterò ugualmente. Come Martin? Hai visto la fine che ha fatto? Martin aveva dei problemi. Erano gli stessi tuoi problemi, Harry. Comunque ora è felice. Sì, e di fare che cosa? Su, dimmelo. Di operare tutti i giorni ernie, appendiciti e stilare certificati di morte. Lui è contento così. Più o meno, quanto dista da qui il lago di Renton, secondo te? Hai detto da qui? Sì. Ma diciamo 1,2 miglia. È a ovest di questa cresta. E lì c'è quello che cerchiamo. Speriamo. Ehi, DG. Sì. Questa non è la stagione di quegli insetti neri. Ah, per la miseria, Abel. Quante volte ti devo dire che sono soltanto dei piccoli animaletti? Ce ne sono tanti. A milioni. Fifone. Accidenti. Forza, ragazzi. Partiamo. Arriviamo. Il diavolo ci aiuti. Vorrei sapere perché non scendiamo direttamente sul fiume. Scendere dove? Sul fiume. Perché non possiamo scendere? Perché non c'è abbastanza acqua. Ha detto che non c'è acqua sufficiente. Non c'è abbastanza acqua. Quando mi avete chiesto di accompagnarvi, ho accettato ma con una clausola. Che non vi sareste mai impicciati riguardo il piano di volo, perciò statevene buoni. Atterreremo sulla parte opposta del fiume, sempre che si trovi un posto adatto. Ma ci saranno ancora 11 miglia. Esatto, purtroppo non c'è altra scelta. Comunque niente paura, gente. Avete assunto il miglior pilota della compagnia. Sali sul mio trabiccolo, assapori il brivido e sei sicuro di arrivare intero. Ehi, voi due siete fratelli, non è vero? Già. Oh, ma questo è magnifico. Due fratelli dottori nella stessa famiglia. I vostri genitori possono ammalarsi tranquillamente. Non è indispensabile. Non è troppo presto per bere, fratello? Ehi, dottore, tiri questa leva. Guarda anche davanti, però. Dottori, vi voglio mostrare una cosa. Bella, non è vero?
Guardate che ricamo! Sì, è veramente uno spettacolo! Fantastico! Per me hanno tentato di metterti le chiappe sul davanti! Ha scelto un ottimo posto, la ringraziamo. Arrivederci. Buona pesca. Forza, ragazzi, in cammino. Addio. Eccoci arrivati. È chiamata il calderone della luna. Gli indiani sono convinti che questa valle sia stata creata dal nostro satellite. È enorme. Avete visto? Spettacolare. Parli degli indiani delle colline? Può essere che un pezzo di luna sia precipitata qui. Ok, fermi ora. In questa zona gli indiani cercavano erbe particolari, curative. Allora, eccoci qui. Nuovi stregoni alla ricerca non di erbe, ma del befon. Mettiamoci in posa. Tutti pronti? Sì, certo. Dove stiamo andando? Non rompere, conserva il fiato per dopo. Agli ordini, capo. Harry, tutto bene? Sì, certo. C'è ancora molta strada? È l'unica strada possibile per arrivare. Ecco l'acqua, siamo arrivati. Attento al gradino. Bravo, Abel, sei stato coraggioso. Grazie. Di niente, figurati. Abel, perché non ci fai una foto qui? Buona idea. Ehi, attenti all'orologio. Ma guarda dove siamo capitati. Che fai, Mizzi? Il bagno. Effettivamente puzzato. Ah, vai al diavolo. Si tocca? Sì, si tocca. Vacca! Figlio di puttana. Aiutami. E intanto lui però è arrivato. Sano e salvo. Avanti, dammi la mano che ti tiro. Io ti spingo, eh. Aspetta. Merda. Dai, Abel, che ti aiuto. Sì. Prendi la macchina fotografica, presto. Come nuotatore non vale granché, eh. La macchina sono riuscito a salvarla. Chissà ora se ritrovo il treppiedi. Intanto tieni questa. Ma certo che la troverai. Lo spero. Tieni il cannocchiale. D'accordo. Allora ci provo. Trovato! Come si chiama quel maledetto posto in Porto Rico dove ci hai portato l'anno scorso? Non era poi così brutto. Ah, via. Gli abitanti pisciavano per le strade. Perché bevevano molta acqua. Ottima risposta, Mizzi. A chi tocca l'anno prossimo? A me. Spero che sceglierai un posto migliore di questo. Girerò tutte le agenzie turistiche per documentarlo.
Dov'è quel maledetto campeggio? Qui ci sono solo cespugli. Ripuliremo il posto. Sì, ripuliremo il posto. Ripuliremo il posto. Questo posto? Poi mangeremo e andremo a nanna. Non faremo altro? Che cosa vorresti fare, Martin? Ballare? Non i referti medici questo. Dicevano sarcoma. I raggi dicevano sarcoma. Cosa dovevo fare, secondo te? Il silenzio è un gigantesco. Cosa diceva il bambino? Ma che significa cosa diceva il bambino? Il piccolo era sotto anestesia quando sono arrivato io. L'avevi mai visto prima? Nasce da qualche episodio realmente. No, mai visto prima. Questo posto sembra fatato. Non dire idiozie. Se la luna fosse precipitata qui, questa è solo una supposizione, ma se fosse vero, questo posto è veramente fatato. Io non credo alle favole. Davvero? È la verità. Non ci ho mai creduto nemmeno da bambino. La tua faccia dice il contrario. La paura è dipinta sul tuo volto. Quindi ci credi. È stata di qualcun altro. Certo, di qualcun altro. Mi stai dando dell'incompetente. Non mi permetterei mai di rovinarti la reputazione. Certo, a volte ne faccio anche 15 di operazioni al giorno. Pensa soltanto a guadagnarmi da vivere. Che c'è di male in tutto questo? Che c'è bisogna di male? Bisogna vedere come si opera. Ma perché gridate? Tutti possono sbagliare. Su, ora finitela. Solo chi lavora può sbagliare, per Dio, hai capito? Tieni. Vi saluto. Perché non uniamo i nostri errori così Gesù Cristo ci fa uno sconto? Che ne dite, ragazzi? E cosa vuoi dire? Ma è stato chiaro, no? Quando arriverà la nostra ora, speriamo che il Signore tenga conto. Per tutti ci sarà il giudizio abbiamo universale. Fatto per e se di G ha sbagliato, pagherà. Anche in questo momento Dio ci sta vedendo. E sa che siamo in questo lugubre posto per beneficiare gli impotenti. Come noi. Proprio così, caro Martin. 5 medici speriamo impotenti. Speriamo che il Befon abbia le stesse e proprietà. E sa perché alcuni non ammettono i propri sbagli. Tu credi il nostro lavoro è sufficiente una piccola disattenzione per provocare dei grossi guai. E soprattutto noi chirurghi siamo i soli responsabili in sala operatoria. Deve essere bello credersi infallibile. Sì, ma a volte non basta, occorre un avvocato. Certe volte si è così maledettamente ipocriti. Ma secondo te, DG, è un ottimo chirurgo? Perché non ci parli di alcuni tuoi casi che tieni in vita? Oh, per favore, lascia perdere. Davvero, Harry? Sono molto curioso di sapere di queste persone che si risvegliano cieche o paralitiche perché tu, dottore, hai tagliato un poco di più di cervello, eh? Oh, no, un momento. No, lasciami parlare. Ho visto i tuoi pazienti in rianimazione. Il 90% di questi erano vivi solo perché collegati a qualche tubicino. Perché tenerli in vita a questo modo, dimmi? Dimmi tu allora quando è il momento. Oh, no. Gli esperimenti su di loro sei tu a farli. È affare tuo. Già. Diventeremo ricchi, Martin. Il mondo non ha perso niente quando tu hai lasciato la neurologia. Come mai tutti i pediatri soffrono di senilità precoce? Scopano poco. Harry! Harry! Ma cosa succede? C'è qui un pover'uomo! Madre di Dio! Che vuole essere ricucito assieme! Aiuto! Aiuto! Dottore! Dottore,
Ricucimi, ti prego, ricucimi. E cantiamolo. Dai, Harry, facciamo tutti assieme. Abel, Abel, vieni che balliamo. Come torna, voglio Harry. Tutti insieme. No, balla con me, vedrai che emozione. Ti farò sentire qualcosa. Allora io ballo con Harry. Dai, Harry, vieni, facciamo giratona. Dottor Harry, ricucici assieme. 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 Attento all'amo. Va via di qui. Ok, mi sposto subito. Facendo così spaventerai i pesci. Quali pesci? Se vuoi prendere i pesci, devi sapere usare la canna. In questo modo. Sempre dritta la canna. Sempre dritta. Ti ho detto, sempre dritta. Dove sono gli scarponi, ragazzi? È faticoso tenere la canna. Sono dritta. Vicino al fuoco. È solo questione di esperienza, mio caro. Solo esperienza. Già, hai ragione. Cosa vuole, Martin? Non riesce a trovare gli scarponi. Sono vicino al fuoco. Gliel'ho già detto. Non ci sono. Guarda nella tenda. Non ci sono nemmeno lì. Ma c'erano. Dove vai? Ad aiutarlo a cercare gli scarponi. Portagli via la bottiglia dalle mani. Ah, finisci. Tutti gli scarponi sono scomparsi. Sono scomparsi! Non stavo scherzando, non ci sono veramente. Dove li avevamo lasciati? Dove erano? Non lo so. Comunque non ci sono. Beh, saranno pure da qualche parte. Ho guardato dappertutto, non ci sono. Ho cercato in tenda, nel bosco. Non ci sono. Manca qualcos'altro? Non penso. Solo gli scarponi. Non li avete trovati? No! Qualcuno ha rubato i nostri scarponi! E perché avrebbero dovuto rubarceli? Perché si vede che costano parecchio. Ma c'erano altre cose di maggior valore. Può darsi che chi li ha rubati sia un collezionista di scarponi, non credete? Pensi che dobbiamo discuterne, eh? Discutere di cosa? Di quanto è accaduto. Perché credi che ci sia altro da dire? Ormai quel bastardo se n'è andato, lui e i nostri scarponi. Allora accendiamo un fuoco. Qualcuno dall'alto ci avvisterà. Non possono atterrare sul fiume. Sentite. Abbiamo ancora circa 12 ore di luce. Se parto subito, arrivo alla diga stanotte. Ci sono gli elicotteri. Se chiami un elicottero di salvataggio per così poco, vai nelle grane e se accendi un fuoco, vai in galera. Siamo qui, nel paradiso terrestre. E tu lo vorresti bruciare per 5 paia di scarponi. Hai sempre la risposta pronta, vero, dottore? La diga è a 27 miglia, il lago a 15. Cosa vuoi che faccia sul lago? Che peschi pesci per tutti. Sentite, fidatevi di me, d'accordo? Digi, perché tutta questa fretta? Vuoi saperlo davvero? Perché altri 6 giorni con voi stupidi e inconcludenti pagliacci non li sopporterei. Sei certo di trovare qualcuno alla diga? Ascolta, sulla nostra mappa è segnata in rosso, Harry. Ciò vuol dire che è una diga idroelettrica, è impossibile che sia incustodita. Vedrai che troverò qualcuno. Certo, in bocca al lupo. Non mi piace che tu vada solo. Come capo spedizione, spetta a me questa passeggiata. Se portavate anche le scarpe, non saremmo in questi guai ora. Ha parlato DG. Ascolta. 2 mesi fa ho mandato a tutti voi una fotocopia dell'elenco di quanto necessitava per questa spedizione. Vi erano incluse 2 paia di scarpe e solo io mi sono attenuto a quanto c'era scritto. Voi invece ve ne siete fottuti altamente. La sola cosa che dovevate fare era di eseguire gli ordini. Ai Hitler!
Di quale fotocopia parli? Sapete, ragazzi? C'è gente che per meno di $20 potrebbe farvi la festa! Sarebbe terribile. Cosa c'è? Ho visto un mostro. Abel, stai bene? Sì, sì. No, no, da lì da me. Harry, è un serpente. Sembrerebbe un simbolo fallico. Forse chi ha fatto questo è quello che ci ha rubato gli stivali. O forse... È stato DG per impaurirci. Lo ammazzo, quel bastardo. Qualcuno sta giocandoci un tiro mancino e io voglio sapere chi è e perché lo fa. Cerchiamo di mantenere la calma. Forse è un drogato. Bada a quel che dici. Allora è un bastardo. Mio fratello non farebbe mai una cosa simile. D'accordo, voglio crederti. Martin, cosa fai? Vado a cercare DG. Ma è troppo buio. Me ne frego. DG sarà già alla diga. Non mi interessa, voglio sapere se è stato lui. Non fare lo scemo. Te lo porterò qui. Smettila di fare il testardo, beviamo qualcosa. Dove sono? Dove sono i miei scarponi? Dove sono gli scarponi? Se li hanno rubati stamattina. Oh. Ehi, Mizzi. Questo animale è stato ucciso circa 2 ore fa. Il sangue è ancora fresco. Su, Martin, cercheremo DG domani, appena farò, eh? Abbiamo qualcosa per aprirlo, Harry? Solo un'accetta. Ah, mio Dio. Sarebbe un gioco da bambini se non mi facesse schifo. Quanta strada abbiamo fatto? In circa 3 ore di cammino, solo 1 miglio. Come fai a saperlo? Contando i miei passi. Dovremmo essere al fiume. Se non l'abbiamo già passato. No, ragazzi. No, è qui. Forza, amici, sorridete. Perché vuoi fotografarci adesso? Per Scilla e i bambini. Oh, Dio. Quanti anni hanno i tuoi piccoli? Uno 11, uno 12 e l'altro... non lo so, non mi ricordo. Sai almeno il nome? Sicuro. Dai, cercate di sorridere. Possiamo fare le 3 scimmie. Io non vedo. Io non sento. Io non parlo. Va bene.
Bravi, così. Dai, fai sta foto. Sono vespe. Scappiamo! Nella foresta! Arrivo! Vieni! Veloci! Andiamo, veloci! Via! Aspettatemi, ragazzi! Arrivo! Aiuto! Presto, venite qui! Che c'è? Tienimi la testa che lo giro. Adagio, adagio. Cosa? Piano. È morto, Martin. Martin è morto. Martin, chi c'era lassù? Cosa? Chi era, Martin? Perché? Era qualcuno lassù. L'ho sentito urlare, DG. Martin, senti, chi c'era lassù? Non era DG. Perché lo hai chiamato allora? Non era DG, Harry, te lo giuro, non era lui. Non mi sembri troppo sicuro. Sono sicuro, bastardo, come te lo devo dire che sono sicuro? Abel è morto, Harry. Dobbiamo... dobbiamo sapere cosa è successo. Si è rotto il collo, ecco quello che è successo. O qualcuno gliel'ha rotto. Era un uomo? Parla! Non lo so, ho visto soltanto qualcosa muoversi. Allora non è stato un incidente. Cosa ne dici? Dovevamo aspettarcelo. Che ne sarà di mio fratello? Se l'avessimo aspettato, Abel sarebbe ancora vivo. Aspettato! Potevamo aiutarlo. Nel bel mezzo della foresta, Mizzi? Non potevamo far niente. Torniamo indietro. E dove? Dove? In quel maledetto campeggio? No. Perché non andiamo verso il lago? Che ne sarà di DG? DG baderà a se stesso. Non riusciremo mai a ritornare al lago. Non abbiamo una cartina. Non faremo altro che girare e rigirare a vuoto. Allora stiamo qui. Maledizione, riaccendiamo un fuoco. Qualcuno ci avvisterà senz'altro. In tre riusciremo a tenerlo a bada. Dio, contro chi dobbiamo lottare? Contro uno o più uomini? Allora che facciamo? Dobbiamo continuare sino alla diga. Perciò è meglio incamminarsi subito. Era un caro ragazzo.
compagno adorabile. Devo recitargli qualcosa. Per cosa? È morto. Riposiamoci un momento. Quanta strada abbiamo fatto? Forse siamo a metà strada. Metà strada? Fantastico. Harry, perché non ci fermiamo? Sì. Forse è meglio cercare di accamparci. Ehi. Martin, vai piano con la bottiglia. Bastardo. Diglielo tu, Harry. Io vado a cercare un posto tranquillo. D'accordo. Prendi l'accetta. È come fare il doppio turno in una fonderia. Il moto mantiene giovane. Il moto? Ma la fatica invecchia, caro mio. Molto interessante. Tutto a posto, ragazzi? Vorrei un piccolo ufficio con tanti grafici ai muri e con scatole di medicinali tutto attorno. E Digi, come assistente, dovrà fare giudizio. Tutto qui? Harry, ormai non mi interessa più niente, non prenderò più in mano un bisturi. Ho 38 anni io. Sono solo e alcolizzato. Robert, il mio ultimo amico, è adesso uno psicopatico che si è ritirato a insegnare in un collegio. Non hai detto tu che il sacrificio è valido solo se si paga di persona? Sarò stato ubriaco, forse. Non sei mai stato ubriaco? Sì. Per 4 anni, quando combattevo in Corea. E ricordo bene anche quando ho voluto smettere. E perché? Perché? Per colpa di un ponte sopra il fiume Inji. Ero ubriaco e stufo a quel tempo. Ero così scoglionato. Ci sono volato sotto con il mio aereo. C'erano solo 15 centimetri di spazio tra l'ala e il pilone del ponte. Un emerito idiota. Lo troveremo, Marty. Non preoccuparti. Come Abel? Ehi, ragazzi! Guardate cosa ho trovato! È la corda di DG! Guardate! Cosa? Ho trovato la corda! Quasi, quasi non la vedevo! Cosa? La corda di DG! Solo quella? È di DG! Perché avrà legato qui la corda? Probabilmente lo avrà fatto per aggrapparsi. Ehi, stai attento! Queste rapide sono pericolose! Attento, Martin! Martin, non puoi attraversarlo adesso! Sei troppo ubriaco per farlo! Lasciami! Lasciami passare dall'altra parte! Lasciami! Andiamo a vedere! Vieni qui, non sei in condizione di farlo! Harry! Harry, aiutami! Lasciami! Lascialo andare! Lasciami! Martin, ti ammazzerai! Non ce la farai, Marty! Non da solo! Già! Aspettiamo l'alba! Lo sento che mio fratello è di là! Accenderemo un fuoco, Marty! Non preoccuparti! DG lo vedrà senz'altro! Non possiamo rischiare di fare il fuoco! Tra poco sarà notte! Harry, mi sai dire che cosa mangiamo? Dovremo pure scaldare queste schifose scatolette! Troveremo un altro sistema! D'accordo. Lascio a te l'inventiva. Vedremo quale menù ci proporrai. Harry non vuole il fuoco, allora avrà qualche idea ingegnosa.
Questa no. Questo nemmeno. La carne no. Il riso nemmeno. Ah, latte in polvere. Fantastico. Eccezionale. E qui? Qui cosa ci sarà? Cosa ci sarà nella sacca di matti? Ah, c'è ben poco, solo whisky e carta igienica. Hai portato tutto quello che ti serviva, vero? Ehi, nessuno vuole datteri e latte in polvere. Credo che ci siano cose peggiori nella vita del latte in polvere. Siamo qui, DG. Dov'è la pila? Accendila, presto. Muoviti. Vedi qualcosa? No. Dove sei, DG? Martin! Non voglio morire! Non voglio morire! Aiutatemi! Il fiume è pieno di trappole! Io. Buono così! Non è un fiume! È un campo minato! Maledetto fiume! Sì. Buono, aiuto! Perché? Perché succede tutto questo? Chi lo vuole? Chi vuole ammazzarci? Dio solo lo sa! Voglio bere. È sotto shock. E invece ha bisogno di bere. Harry, è stato DG. Non ricominciare. Non dire idiozie. Non è stato DG. È stato una di quelle trappole. Bastardi. Bastardi! Perché avete messo queste maledette trappole! Tutto quanto è successo è stato preparato con grande cura. Con odio. Io dico che se qualcuno di noi sa qualcosa, deve dirlo agli altri. È giunta l'ora. Non ho capito.
Adesso dobbiamo autoaccusarci. Siamo dottori, Marty. Cominciamo dai nostri errori. Cominciamo dagli errori che abbiamo commesso, poi da quelli a cui abbiamo partecipato. Prendiamo i più grossi, i più clamorosi. Dopotutto è sempre meglio una confessione che una caccia alle streghe. La mia era solo una domanda. Dovevate rispondere sì o no? Mizzi, vai al diavolo! Eppure, amici, stiamo pagando per qualcosa che abbiamo commesso. Uno crede di sfuggire alla giustizia di Dio, ma non è così. Credetemi, non è così. Ora stai esagerando con le tue idiozie. Dimmi, Harry. E allora per quale motivo ci sta perseguitando? Per derubarci? Sei ubriaco, Mizzi. Risparmiami la predica, fratello Harry. Martin è il solo che dovrebbe ubriacarsi. Solo perché tuo padre era uno sporco ubriacone pensi che tutti debbano finire come lui? Non preoccuparti, so badare a me. Ehi. Come riuscirai a sapere chi di noi è stato? Ci metterai tutti alla prova, eh? Dimmi. Ah, ci puoi scommettere. Come lo spostiamo, Harry? Con una barella. Con una barella. Ma dimmi, vuoi forse suicidarti? Facciamolo galleggiare, eh? Adesso. Fallo adesso. È meglio che ti scoli la bottiglia. No, ho già bevuto abbastanza. Sicuro? Sì, e poi che differenza farebbe? Peggio per te. Forza. No, Adagio! Vai, Adagio! Vuoi avere tu l'onore? Come vuoi che ti giri il piede? Possibilmente. Col tallone al suo posto. Com'è la situazione dalla tua parte? Queste maledette rocce. È stata tua l'idea? Purtroppo. E l'uomo tornò a casa da fare. Non spingere più. Non spingo. Una volta ho conosciuto uno. Dai, ora. Mi piacevano le forti emozioni. E che per questo prendeva... E questo tizio mi ha raccontato come insegnare a uno scimpanzé a diventare un segugio. Basta incatenare uno scimpanzé sul fondo di una tenda, non ha importanza a cosa o dalla... Ah, questo è molto interessante. A che punto ero rimasto? Ah, sì. Poi si lascia entrare la gente. Tutti quelli che vogliono vedere come uno scimpanzé può diventare un segugio. Devono fingere di non vedere lo scimpanzé e guardano solo il cane. Fanno un cerchio attorno al cane e gridano segugio. Il cane non si muove, li sta a guardare con gli occhi da cane e loro gli rompono una zappa. Un, due, tre. Nec, nac, pari, vac, rompiamo la gamba al cagnolino. Nec. Nac, pari, vac, rompiamo la gamba al cagnolino. L'uomo torna a casa. Aspetta un momento! Attaccati perché è roccioso! Poi... Ora! E di nuovo... È piantala di far fugliare! Entrano e fanno un cerchio. Attaccati alla roccia, su! Avanti! Questa! Non abbaia! Da questa parte! E gli rompono un'altra zappa. Aspetta un attimo adesso, aspetta! Così per tre o quattro giorni. Vieni diritto! Cosa? Così, diritto, diritto. Digli di piantarla. Prestando molta attenzione. Sì, ok. Sta immobile e guarda... Con questo qui non riesco a sentirti. Aspetta che cambio posizione. Fa in fretta però, perché anch'io sono in bilico. Sì, sì, d'accordo, ok. Il giorno del giudizio. La gente entra. Fa cerchio attorno all'animale ululante, cane o armadillo.
Grida, grida, segugio! Ma questa volta, invece di rompere... Alzalo un po'! Prendono dei bastoni e cominciano a picchiarlo finché muore. Ma prima che l'animale cada per terra con un balzo, sono dall'altra parte della tenda attorno allo scimpanzé. Tengono i bastoni alzati e gridano... Segugio, segugio! Che bello! Che bello, ragazzi! Le cascate! Le cascate! Non muoverti, salgo sulle rocce! Dammi da fumare. Mi dispiace, è l'ultima. Grazie. Vaffanculo! Merda! Ci hanno fottuti! Tutta colpa di tuo fratello e della sua maledettissima idea! Credi veramente alla storia del pazzo che vuole vendicarsi? Non so che dire. Davvero? Ti ho già risposto. È veramente una... Una... Cosa? Strana coincidenza questa. Nulla è lasciato al caso. Prima hanno rubato gli scarponi. Cosa stai farfugliando? L'hanno fatto per separarci, per far allontanare DG. E mi hanno rotto la gamba per bloccarci. Come fai a saperlo? Le rapine, la corda, le trappole. Ehi, Vinci! Non lo credo, per puro caso. Quella corda era stata messa lì appositamente. La testa del cervo, il serpente. Tutto studiato con precisione. Con estrema precisione. Sta zitto! È terribile! Harry! Ci porta giù. Giù come una sorte di magia nera che Harry, ci afferra e non ci lascia andare. Ci avvinghi attorno a sé. Ehi, Vinci! Funziona tutto. Dobbiamo salire da qui. Il potere malefico contro di noi. Cosa fai lassù? Cosa? Cosa vuoi fare, Harry? Quando devono capitare. Dobbiamo salire se vogliamo uscire da qui. Come vuole. Perché non torniamo indietro? Noi non abbiamo scampo. Ehi, pazzo! Non possiamo con questa corrente. Proviamo. Amici, alla nostra... A finiscila. Ehi, Vinci, che state combinando? Bastardo! Mi picchi e mi torturi perché sono ridotto così! Io ho detto di finirla! Ah, Cristo, voi due bastardi, piantatela! L'ho portato tutto il giorno, quel pederasta maiale! E adesso si prende gioco di me! Sai che ti dico? Da adesso in poi ti arrangerai da solo! Nessuno ti ha obbligato a farlo! Piantatela di litigare voi due! A me non dai ordini, mi sei debitore! Io non ti devo proprio niente! Ho provveduto io al funerale di tuo padre mentre tu te ne stavi in un casino! Stai attento a quello che dici! Sì, sì, sono io che ho trovato tuo padre morto solo come un cane! Questa tu dovevi... me la paghi! Ragazzi, non abbandonatemi! Non abbandonatemi, ragazzi! Non abbandonatemi! Ragazzi! La corrente mi sta trascinando! Mi sta trascinando via! Aiuto! Aiuto, bastardo! La corrente! Aiuto! Ma siete impazziti noi! Harry, le rapide! Aiuto! Aiuto! Ha ripreso conoscenza. Risponde ancora a stimoli esterni. Si vede dalla dilatazione parziale della pupilla sinistra. È la febbre che non capisco. Sembra in stato di shock. Ah, per Dio, Mizzi, non esagerare. Non ho detto che lo è, ma che sembra? Penso si tratti di un ematoma molto grave. Speriamo sia così. Martin. Martin. No. Non abbandonatemi. Mi spiace per quanto ho detto prima sul conto del tuo orecchio. Lascia perdere. Sto cercando di scusarmi, Harry. Vuoi accettarlo?
Dovrò pensarci un momento. Non essere orgoglioso, Harry. Siamo rimasti soli. Dobbiamo aiutarci. Avresti dovuto vedere il tuo vecchio. L'ho visto. Quando sono andato a cercarlo, l'ho trovato nudo nel bagno, era morto. Gli è successo mentre si stava masturbando. In fondo non era molto diverso da mio padre. Non l'hai mai conosciuto mio padre, vero? Erano solo degli stupidi sognatori che non sapevano affrontare la realtà. Ehi, ti ricordi? Ti ricordi di quella volta sì, che... Sì, lo ricordo. Non l'hai più visto dopo l'ultimo ricovero? Non l'ho più voluto rivedere. Vieni qui, Mizzi! Cosa hai trovato? La diga! Per tutti i diavoli. Un incendio ha distrutto tutto. Tutto distrutto. Senti, dobbiamo portarlo ancora con noi. Certo. Finalmente usciremo all'aperto. E questa chi ce l'ha messa? È tornato, Harry! È d'oro. Cosa hai detto? È d'oro. Una medaglia al merito. Deve aver combattuto nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Lasciaci in pace, bastardo! Stiamo andando nella direzione sbagliata. Abbiamo preso la direzione opposta. No. E allora, dov'è finita quella maledetta diga? Non deve essere lontana. Sono così stanco che non ricordo più da quanto lo stiamo portando. Ehi, Martin. Mi puoi dire da quanto ti fai trasportare? Da troppo. Hai tenuto il conto, Martin? Che fai, non rispondi? Forse ti stai riposando? Piantala! Non posso neanche parlare! Fa attenzione! Tienilo bene! Tienilo, a maledizione! Ti sei fatto male, Martin! Martin! Ma perché? Non stai attento dove metti i piedi? Non riesco a vedere niente da dietro. Ma perché non fai andare avanti me? Ha un culo maledettamente pesante e sono stanco. Anche davanti è pesante. Ma non come dietro. Ti assicuro che non c'è differenza. E invece ce n'è, e tanto. Prova tu a passare dietro. Ok, ora vai tu avanti. E vedrai che non è poi così tanto facile come credi. Ma adesso mi stai facendo incazzare. Mizzi, se tu vuoi venire davanti, vieni pure. Non me ne importa un cazzo. Ma importa a me. Tu riesci a vedere dove stai andando? Io no. Coglione, passa tu in testa. Finalmente. Quei poveracci venivano al campo a chiedere la benzina che avevamo in dotazione e noi non riuscivamo a capire il motivo. Questo dopo la caduta di Inge. Ognuno di questi poveri coreani riceveva una razione di riso per 2 settimane. Ma non potevano mangiarlo perché non avevano dove cuocerlo.
Un pomeriggio ho visto tre di loro in un campo di riso. Portavano una nostra tanica di benzina. Quei furbi musigialli avevano tracciato dei grossi solchi ai lati di quella risaia. Quei campi erano tutti ricoperti di rifiuti e di immondizie. Poi hanno versato la benzina lungo i lati del campo e le hanno dato fuoco. Così hanno cotto direttamente il riso nell'acqua della risaia. E finalmente hanno potuto abbuffarsi. Certo, che c'è da ammirare l'ingegnosità di quei poveracci, sì. Me l'hai già raccontata, che cosa vuoi dire? Niente, volevo solo raccontarla di nuovo. Solo questo. Non credo che ce la farà. Ce la farà. Ciò significa che lo dovremo trasportare ancora. Cosa? Non mi dire, Harry, che non hai mai pensato a lui come a un peso. Se dovessimo fuggire e nello stesso tempo trasportare Martin, non riusciremo a combatterlo. Ricordati che è un uomo, Mizzi. Un uomo. Avrebbe potuto ucciderlo questo pomeriggio anziché dargli la medaglia. Ma non è lui che vuole, siamo noi, braccati, e fin tanto che porteremo Martin, ci può spremere a piacimento, perché è lui il più forte. Dobbiamo pensare a come difenderci, perché lui non aspetta che il momento giusto. No, non credo. Io penso invece che vuole vedere se lo abbandoniamo qui. Sta cercando di degradarci. Non l'ha già fatto. Questo bastardo ha appena iniziato. Vedrai come ci ridurrà. Come dei vermi. Quando saremo morti non saprà se ci è riuscito. Lo sapremo noi. Saremo gli unici a saperlo. Harry continuerà a seguirci. Potrà prendere Martin quando lo vorrà. L'unica nostra speranza è la fuga. Se cercassimo aiuto alla diga potremmo ritornare a prenderlo poi. È la cosa più logica da fare. Non possiamo lasciarlo qui. Ma perché no? Guardalo in che condizioni. Ehi, lascialo stare! Per la miseria, Harry, ma è finito. Anche se sopravviverà, sarà sempre una larva. Non sono così sicuro. Perché lo fai, Harry? Non hai un cuore così tenero. Tu hai lasciato morire tuo padre ed ora fai storie per Marty. Ci stiamo giocando le nostre vite. Se non convinci con questa storia, ti rompo la testa. Ok, mio padre era un ubriacone, era un gran bastardo. Ho sbagliato. Non ho bisogno che tu me lo ricordi ogni momento. Mi spiace, non l'ho fatto apposta. Sì, va bene, d'accordo, d'accordo. Harry, potremo farcela se sapremo far funzionare il cervello. Vuoi lasciarlo qui? Chi lo verrà a sapere? Io. Sei uno stupido romantico. Quel bastardo potrà uccidermi. Ma stai certo che non riuscirà mai a degradarmi. Sarei dannato se ci riuscisse. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso. E nell'ora della nostra morte. È solo questione di tempo. È solo questione di tempo. Ehi. È pronto da mangiare. Harry, guarda là! Che cos'è? È Abel! Oh,
Maledetto bastardo! È un pazzo furioso! Avrebbe potuto tagliarci la testa a tutti e due! Ero stanco! Eri ubriaco! Non parlarmi con questo tono, Harry! Non riusciremo mai a farcela! Chi è quel macellaio che ha fatto questo? Cosa? È una lastra dell'esercito. Stiamo pagando per un errore fatto da un altro. È stata fatta nel 1945. Ora sappiamo di che cosa si tratta. Avanti, andiamo. Io non lo porto, Harry. No, non lo porto. Io non lo porto. Io non lo porto. Maledizione, ci lasciamo le penne. Il maniaco non vuole lui. Vuole noi e ci ucciderà, vedrai. Lascialo qui, Harry. Lascialo qui. Stupido cocciuto. Ci rimetteremo la vita! Io voglio vivere! Voglio vivere, Harry! Sarò la causa della tua morte! Ehi, Harry! Questo è tuo. Sei uno stupido e anche un bastardo. Aiutami. Ah, sì. Sì. Sì.
Aiutami, Marty. Dai, avanti. Sulla barella, su. Sulla barella, Martin. Dai, dammi una mano. Una mano, così. Così, sulla barella. Ecco. Sulla barella, così, no. Non ce la faccio più. Cocciuto. Ci rimetteremo la pelle. Cocciuto. Harry, che faremo? Che faremo, Harry? Che cos'è? Eccone un'altra. L'hanno messo in trazione. È il certificato di dimissione. Matthew Crowley. Andiamo, Harry. È morto. Andiamo via di qui. Vieni! Ci riserverà lo stesso trattamento che ha avuto dai medici militari! Aiutami a portarlo giù! E invece se ne andiamo subito, Harry! Andiamo!
È vivo. È ancora vivo. Che vuoi fare, Harry? Vieni via, prima che arrivi quel pazzo. Non possiamo lasciarlo qui così. Che vuoi fare, Harry? Ucciderlo. Sei pazzo, Harry. Sei impazzito. Mezzi. Mezzi. Ehi, Mezzi. Mezzi, dove sei? Mi spiace, Marty. Non posso portarti oltre, ma ritornerò a prenderti. Lo giuro. Per favore. Cerca di capirmi.
Sei qui? Sei qui dentro? Adesso non uscirai più di qui, te lo assicuro! Mai più mi senti! Mai più! Rimarrai qui con me! Avanti, fatti avanti, bastardo. Dove sei fatti, cacchio? Sei cieco. Chi sei? Oddio. Tu sei uno di quei dottori? Sì. Ho cercato di fermarlo. Ho cercato di fermarlo. E gli altri? Dove sono gli altri? Sono morti. Mi spiace. No, non è stata colpa tua. Non è colpa. Come ti chiami? Jesse. Vieni, ti aiuto. Ti porto sul letto. Mi dispiace, Jesse. Mi dispiace. Puoi rimanere qui, è pericoloso. Mio fratello non è più lui. È lui. È lui che caccia. E mi procura il cibo. Scappa. Vai via, figliolo. Vai via subito. Non saprei dove andare. Thank you.
Maledetto! Vieni fuori! Sì, vieni fuori! Vieni fuori! Vieni fuori! Esci! Cosa di simile! E sono legato, Harry! Mizzi! Ora ho un fucile! Un fucile? Hai un fucile? Dove è nascosto? È qui! Da qualche parte! Aiutami, per Dio, aiutami! Dove ti eri ficcato? Ero tornato a cercarti! Non ti avrei mai lasciato solo! Te lo giuro! Ti prego, aiutami, Harry! Harry! Tu hai un fucile e lui non ha armi! Ah, ti prego! Che cosa ti è successo, Harry? Per la miseria, che cosa ti è successo? Harry, rispondimi! Ma ha reciso un'arteria! Ha cercato di uccidermi! Non svenire! Vieni qui! Sparagli, hai un fucile! Presto! Vieni qua! Uccidilo! Ti curerò io! Non morirai dissanguato! Mizzi! Non farti prendere dal panico! Lascia che ti aiuti! Sa parlare? Non lo so! Capisce quello che ti dico? Non lo so! Sta calmo! Altrimenti lo spaventi! Harry, non svenire! Ti prego, non svenire! È dietro di me! E sta accendendo il fuoco! Harry! Vuole bruciarmi! Sparagli, Harry! Il fucile! Non riesco a vederlo! Aiutami, per amor del cielo, aiutami! Harry, vieni qui! Vieni con il fucile! Calmati! Aiutami, calmati! Harry. Chi è Jesse? Jesse? È suo fratello! E dov'è? È qui dentro! Mandalo fuori, per amor del cielo! Ma non capisci? Che vuole suo fratello? Fai uno scambio! Sta zitto! Fai lo o scambio ti lascio lì! Va bene! Come vuoi tu! Mi spiace! Solo fa presto, fa presto! Ti giuro che io non ti avrei mai abbandonato! Ero tornato sui miei passi, sai! Harry! Harry! Sta mettendo... Vai tu, non farlo! Fuoco, Harry! Jesse non vuole! Se lo farai, Jesse morirà! Va via di qui, bastardo! Va via di qui! Harry! Harry, mi vuole bruciare vivo, Harry! Mi sta bruciando! Piantala! Vai via di qui, bastardo! Fammi legare l'arteria! Aiutami! Aiutami! Sei un maledetto figlio di puttana! Vuole suo fratello! Non c'è tempo. Rispondimi! Non posso farlo, devo cauterizzare!
sto cauterizzando la ferita! Harry, come mai? Come mai, Harry? Con la polvere da sparo! Hai pensato allo shock? Lascia che sia io a fartelo! Uccidilo e ti aiuterò! Harry! Portalo fuori! È questione ti di poco! Io! Resisti ancora! Muoio! Ora vengo! Tu sei ancora vivo, bastardo di un texano! Sei vivo e mi lasci morire! Sei un grande figlio di puttana! Sì! Ti aspettano le fiamme dell'inferno! Se mi lasci morire così, bastardo, perché non hai voluto aiutarmi, tu mi avrai ucciso! Piantala, piantala, piantala! Ti ho detto, ora vengo! Matthew, ucciderò Jesse! Sta uccidendo tuo fratello! Sta ammazzando tuo fratello! Sta ammazzando tuo fratello! Ah! Arrivo! Arrivo! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Vieni dentro! Vieni dentro! Vieni dentro! Vieni dentro! Vieni dentro!